Il nostro personale è a vostra disposizione per la scelta e la cura di ogni più piccolo dettaglio. La soddisfazione del cliente è la nostra missione. Ci troviamo in Valtellina e più esattamente nei locali dell'hotel ristorante La Brace. Una storia iniziata nel lontano 1820 come una fattoria dei conti Guicciardi e poi in seguito presa in mano dalla famiglia Cattaneo. Ed è proprio Virginio Cattaneo, meglio conosciuto come Gino, geometra e cuoco per passione, subentra nell'azienda familiare continuando le tradizioni ed introduce l'idea di cucinare alla brace e da qui poi il nome del ristorante. Una storia quindi di 160 anni, oltre 160 anni, che addirittura la regione Lombardia nel 2009 ha voluto premiare per la sua lunga attività sul territorio. Un ristorante frequentatissimo e lo è anche in questo caso in occasione di una festa, la festa d'inizio d'anno del pedale senaghese, pedale morbegnese, che si ritrovano qui in questi storici locali ogni anno per dare il via all'imminente stagione ciclistica. Il saluto è stato portato da un socio fondatore. Coloro che hanno collaborato e anche quelli che collaboreranno con la società, e soprattutto un particolare ricordo a tutti quelli che sono stati nella società e non ci sono più perché sono volati in alto. Ed è applaudito ovviamente il pensiero che ha avuto il vicepresidente Emilio Monti, ricordiamolo, uno dei soci fondatori della società, e poi ovviamente il riconoscimento non solo a lui ma anche a alcuni dirigenti del pedale morbegnese che stringono una collaborazione con il pedale morbegnese. Maurizio Damiani, noto personaggio ciclofilo della zona. Una manifestazione che inizia con la presentazione di un filmato che raccoglie un pochettino quelli che sono stati i successi della stagione. Ma ora andiamo a sentire una persona importante presente. Lucio Fois, primo cittadino di Senago, non poteva mancare a questa festa che ormai è tradizionale per una società come il pedale senaghese, che rappresenta, possiamo dirlo tranquillamente, un fiore all'occhiello della comunità sportiva di Senago. Assolutamente sì, è così, lo dimostrano i risultati che questa società ottiene anno dopo anno, lo dimostra l'attaccamento ai colori della maglia da parte degli atleti che sono sempre in numero crescente, lo dimostra soprattutto la simpatia che c'è tra la città di Senago e questo sodalizio. Un sodalizio che l'anno scorso ha vinto gare titolate, ma un sodalizio che è giusto ricordarlo, ha sempre pensato solo ed esclusivamente al ciclismo giovanile. Esatto, e questo è il valore aggiunto della società, ma un po' anche di tutto il movimento sportivo senaghese, quello di porre all'attenzione la crescita dei nostri ragazzi e pensare allo sport come momento formativo, seppur legato chiaramente anche a risultati agonistici, ma finalizzato proprio alla creazione, al modellare dei futuri cittadini con sentimenti vivi e forti come quelli che solamente l'attività sportiva sa trasmetterti. Morena Tartagni, una nostra vecchia conoscenza quando eravamo bambini, possiamo dire, campionessa di ciclismo, oggi la sua grande esperienza la mette a disposizione del comune di Senago. Da poco tempo, meno di un anno, è l'assessore allo sport di Senago. Un impegno notevole al di fuori del ciclismo agonistico, ma che vede presente questa signora qui davanti al nostro obiettivo in un ambiente che conosce benissimo. Allora, Morena, com'è questo impegno che ti sei presa nell'amministrazione di Senago? Ma sicuramente è un impegno che mi gratifica proprio perché è un riconoscimento al mio passato, ed è proprio per il mio passato che spero che l'esperienza in campo sportivo possa metterla in pratica per la cittadinanza di Senago.
Io trovo sempre molti amici, tutti sono solidali, anche se ci sarà qualche difficoltà cercheremo di superarla, però sono quasi sicura che mi impegnerò al massimo per far sì che tutto si risolva al meglio. È vero, bisogna dedicarsi a 360 gradi allo sport tutto, ma però il primo amore non si dimentica mai. No, assolutamente, ma proprio memore del primo amore che credo mi aiuti molto, perché un po' di nostalgia, i vecchi amici, è una cosa così gradevole che mi fa solo esclusivamente piacere. Nella pedale senaghese ci sono anche tante bambine, ecco, tu da donna, da ex atleta, da campionessa, quale sei stata nel passato, un consiglio magari a questi giovani atleti e alla femminile? Ma io penso sempre, comunque sia, che al femminile ci sia sempre un pochino più da lavorare, nel senso che comunque sia, resta sempre un pochino più difficoltoso farsi accettare. Chissà perché sono sempre dell'idea che il ciclismo abbia il vantaggio per il maschile più che per il femminile, però ciò non toglie che io dico a queste bambine che il ciclismo per loro deve essere una lezione di vita. Una lezione di vita per far sì che un giorno tramite le gare, tramite la rivalità, tramite delle vittorie riescono a farne una ricchezza per la vita. E poi vorrei dire a queste bambine che non tutte possono diventare campionesse, che comunque sia non dimenticarsi mai che lo sport è fratellanza, amicizia, lealtà e tutto quello che ne consegue. Dopo le parole di Morena Tartagni, abbiamo detto assessore allo sport del comune di Senago, ecco il momento dei vari riconoscimenti ad alcuni dei tanti sponsor che sono vicini ormai da anni a questa società della provincia di Milano. Tanti amici che ogni anno si stringono attorno alla società e che con il loro contributo permettono ai dirigenti e agli atleti di svolgere un'attività di grande rilevanza. Del resto ben una quarantina di atleti che indosseranno nel corso del 2014 la maglia sociale del pedale senaghese, pedale morbegnese, su cui appare anche il marchio della Brace, di cui vediamo il titolare. Avere ancora dei ragazzi, coltivare dei ragazzi che seguono ancora dei sacrifici, io vorrei fare a loro un applauso, a tutti quelli che li seguono, a tutti quelli che dedicano del tempo a questi giovani, sapessero quanto è importante quello che fanno, veramente, veramente lo farebbero ancora di più. E do la parola a due ospiti veramente importanti per le loro gesta sportive. Daniele Ratto, professionista della Cannondale, quest'oggi ospite d'onore alla festa del pedale senaghese. Innanzitutto svelaci cosa senti tu col pedale senaghese. Ma io col pedale senaghese non ho mai corso, però sempre è stato legato con Giovanni Ortolani e coi figli, è stato legame da quando ero piccolo e mi accompagnava da sempre. E poi niente, mi sono affezionato perché è una gran famiglia, alla fine è quello che poi alla fine si va a cercare col ciclismo più che con altri sport. Chiarito l'arcano, invece parliamo di te, sei un giovane atleta, 25 anni, sei da 4 anni, quinta stagione tra i professionisti, un passato illustre, e iniziamo da quando ti abbiamo conosciuto, la bellissima vittoria al piccolo Giro di Lombardia al tuo primo anno tra gli Under 23. Sì, quella corsa lì è memorabile, venivo da un infortunio, avevo problemi con la sciatica, e mi ricordo mio fratello che mi incoraggiava, sono partito quasi sicuramente con l'idea di fermarsi, poi invece stando in gara mi è passato e niente, una gara che da lì diciamo me la sono sempre portata nel cuore e poi abbiamo continuato, passato professionista, due vittorie su 4 anni, non è tantissimo, però dai, sempre lì nelle prime posizioni che è quello che conta, a volte manca poco
per vincere, però dai, l'importante adesso è migliorarsi sempre di più. A volte manca poco per vincere, ma qualche volta si vince, come l'anno scorso alla Vuelta, indimenticabile vittoria in una tappa dura con arrivo, se non erro, in salita. Sì, era la tappa di Andorra, era come dislivello, quella con più dislivello in tutta la Vuelta, assurdo perché tutto sommato non sono neanche scalatore. Però dai, il tempo mi ha favorito, con la pioggia vado abbastanza bene, con qualche chilo in più che mi porto sempre dietro, però dai, è servito. Sono riuscito a vincere una tappa, credo la vittoria più importante in tutta la mia vita. E dai, adesso vediamo, quest'anno faccio il giro, magari sarebbe bello replicare una tappa del giro. Una famiglia la tua, quella che porta il cognome Ratto, che ormai ha il ciclismo del DNA. Hai una fortissima sorella che è giunta terza sul traguardo dei mondiali e quindi voi avete esperienza. Dimmi, tu da professionista, cosa puoi dire a questi giovani che oggi si approcciano magari per la prima volta al ciclismo e andranno a vestire le insegne del pedale senaghese nel corso della stagione 2014? Ma sì, io vengo da una famiglia dove mi hanno insegnato sin dall'inizio che il ciclismo ti fa crescere e ti fa stare insieme a tante altre persone. Io quello che consiglio è fare le strade, passare sulle orme come ho fatto io, su un ambiente molto socievole e amichevole come quello della Senaghese con Giovanni e Gorla, piuttosto che tutti i direttori. Alla fine senza tanto stress, ma sempre fare le cose con impegno, rispetto per chi li accompagna e chi li aiuta. Poi la vera carriera verrà poi dopo, però bisogna iniziare sin da subito a fare le cose per bene e per crescere. E per concludere, che consiglio si dà Daniele Ratto per la stagione 2014? Ma divertirsi, mangiare e soprattutto non andare in bici con la pioggia perché fa troppo freddo. Flavio Anastasia, sei un po' il portafortuna, tu che nella tua carriera hai vinto anche alcune medaglie importanti, una fra tutte il campionato del mondo nella cronometro a squadra. Ecco, te la senti di essere il portafortuna di questo gruppo di giovani atleti che si apprestano a gareggiare in questa stagione 2014? Sì, è già da qualche anno che vengo, che presenzio alla festa sociale del pedale senaghese. Sì, dai, me la sento di essere un po' il portafortuna, essendo anche amico della famiglia Ortolani da parecchi anni. Tu non sei stato atleta del pedale senaghese, ma il rapporto, così come per Ratto, avviene proprio a livello familiare con i signori Ortolani. Sì, il Giovanni era il mio massaggiatore da dilettante e quindi mi ha sistemato bene e mi ha aiutato anche a vincere qualche medaglia. Anche a te chiediamo qualche consiglio da dare a questi giovani che stanno per partire con una stagione ciclistica importante. Beh, l'importante è partire bene, fare una buona preparazione, sempre divertendosi e comunque ci vuole anche un po' di impegno per vincere qualche gara. Luca Ortolani, come ormai è tradizione, festa di inizio d'anno per questo 2014 pieno di speranze. Alcuni cambiamenti ovviamente dal momento che i corridori cambiano la categoria, ma comunque oltre alle riflessioni della passata stagione bisogna pensare al futuro. E il futuro si chiama anche cambio d'immagine sulla maglia. Sì, abbiamo cominciato proprio da qui, ricordando anche un po' nel nostro passato, la nostra associazione si è sempre fregiata del nome sul petto e quest'anno abbiamo riproposto con questa tradizione, questa comunque innovazione, perché era qualche anno che il nome del pedale senaghese non usciva così in maniera molto evidente sulla nuova maglia. Nuova maglia che si accompagna a un programma basato in modo particolare sui giovani, anche la categoria allievi che confermiamo di 12 atleti si contraddistingue di 7 atleti del primo anno. Una speranza per un periodo medio-lungo per poter consolidare, tra l'altro sono anche ragazzi di affermata qualità in quanto hanno fatto molto bene nella categoria esordienti. Gli esordienti, grazie alla trasmigrazione dei giovanissimi, sono comunque una compagine di 10 atleti, 5 del primo anno e 5 del secondo anno, e i giovanissimi del 2014, grazie a tanti buoni successi che questi ragazzi ci hanno ancora onorato nell'anno 2013, si confermano con una platea di quasi 20 atleti.
un ricco parterre di corridoi, quindi con una società che si è stretta attorno quest'oggi agli atleti che hanno ottenuto risultati nella passata stagione. E ci riferiamo a uno dei più eclatanti dei successi, è stata la conquista del campionato lombardo della cronometra squadra. Assolutamente, una maglia così importante, regionale, mancava nella nostra bacheca. Gli allievi quest'anno ci hanno onorato addirittura di questa maglia, che non è stata l'unica, perché anche nella categoria giovanissimi, grazie alla vittoria di Andrea Bagioli, abbiamo vinto il campionato provinciale, ma anche la Challenge di Varese. Quindi la nostra bacheca si è riempita di più maglie, senza trascurare un paio di maglie conquistate nella categoria giovanissimi e il risultato complessivo della società campione provinciale. Quell'esordiente Bagioli è giusto correggere, e scusami se lo faccio, ha ottenuto anche un buonissimo piazzamento su Alghisallo, secondo nella giornata della bicicletta alle spalle del campione italiano, quindi una speranza per il futuro. Sì, Andrea Bagioli, frutto della fusione col pendale morbegnese che si rinnova con l'anno 2014, questo abbinamento, è stato l'esordiente più importante e sul Ghisallo praticamente ha fatto quasi piangere, commuovere non solo noi ma anche i nostri sponsor che erano lì a verificare, presenti in quella manifestazione, in quanto il primo, il campione italiano che praticamente a livello di fisico a quest'età è il doppio di Andrea, è praticamente il risultato irraggiungibile, ma la sua intelligenza è riuscito ad affrontare questo tratto finale del Ghisallo superando con attenzione e intelligenza tutto il resto del gruppo, anticipandoli e quindi arrivando secondo posto. E avete anche indossato la maglia di leader, seppur in maniera provvisoria, del Giro della Provincia di Como, una gara a cui il vostro direttore sportivo tiene molto. Pensiamo che sarete ancora protagonisti nella prossima stagione, anche perché Bagioli è sicuramente un ragazzino che può imparare e, perché no, forse anche dare lezione a qualcuno. Sì, come abbiamo detto, la categoria allievi quest'anno sarà composta prevalentemente da ragazzi di primo anno. Sappiamo che il Giro di Como è importante per la vittoria assoluta, ma c'è una pagina dedicata al primo anno, la famosa maglia Ciclamino. Tra questi abbiamo Casarini, Sironi, Barbierato e ovviamente Andrea Bagioli, che potrà sicuramente ambire a questo risultato. Va bene i corridoi, ma il pedale senaghese ha sempre pensato anche ad organizzare manifestazioni. Assolutamente, poi di recente nomina Morena Tartagna, ex professionista, amica del pedale senaghese da sempre, assessore allo sport del Comune di Senago, ci sta sollecitando per recuperare una delle manifestazioni che tradizionalmente è stata la più importante nel Comune, cioè una gara notturna tipo pista nel centro del paese. Ci stiamo pensando, la nostra organizzazione si completerà con il 21 di aprile della gara esordienti, il 22 giugno con la gara allievi, il 27 luglio con la gara giovanissimi e stiamo valutando addirittura una quarta manifestazione, ma al momento è una proposta. Quindi tre gare organizzate e una in forse. Abbiamo sentito il presidente onorario di questa società che ovviamente guarda al futuro. Il futuro viene identificato in questa splendida torta alla frutta offerta dalla Brace, ovviamente non poteva che essere così. Il taglio ufficiale viene proposto dal presidente Gorla e dal vice Monti ai due ospiti d'onore che abbiamo recentemente sentito ed è soddisfattissimo, ovviamente. Ha soddisfatto anche Luca Ortolani della Nave, che con il padre Giovanni ha coordinato la festa.